Ciao a tutti, sono Giuseppe Pascarella, sono un analista finanziario di Pasca Profit e sono un esperto del mercato azionario americano. Sono un investitore da oltre 20 anni e ho fondato la Pasca Profit una decina di anni fa. Questo è l'inizio, è il primo di tanti video dove io cercherò di analizzare di volta in volta le società che secondo il mio punto di vista in questo momento sono le migliori sul mercato. Oggi vi vorrei parlare di un'azienda molto molto interessante che ho analizzato nelle ultime settimane. Premetto che sarà un'analisi puramente qualitativa, quantitativamente parlerò di poco, se non di valore intrinseco. Spiego un attimino che cosa significa. Qualitativamente significa che andremo ad analizzare il brand dell'azienda, il suo fossato economico, come lavora il board e quali sono le stime di crescita future per quanto riguarda la società e cosa penso io poi alla fine, le mie conclusioni, se conviene o no acquistare questa azienda. Quantitativamente parlando, c'è l'analisi vera e propria dei bilanci, è una cosa che richiede una settimana di lavoro, quindi non credo che sareste così disposti a seguire un video di 78 ore. Quindi concentriamoci intanto sull'analisi qualitativa e poi ti spiegherò anche qualche spunto di analisi quantitativa molto molto interessante. L'azienda di cui voglio parlarti oggi è Abbott Laboratories. È un'azienda abbastanza famosa, è una grande società farmaceutica operante nel settore soprattutto della ricerca, ma anche della produzione e della commercializzazione di farmaci. Ha il suo quartier generale in Abbott Park, nei pressi di North Chicago, in Illinois. Opera in 130 paesi nel mondo ed è presente a stabilimenti presenti in Nord America, Africa, Asia, Europa e tantissimi altri paesi. È stata fondata dal medico Wallace Calvin Abbott, da lì il nome Abbott Laboratories. Da 2013 Abbott ha continuato a migliorare la redditività dei suoi segmenti. Per segmenti intendo le sue aree di lavoro principali, che sono nutrizionali, dispositivi, diagnostica e prodotti farmaceutici. Sebbene la società abbia compiuto grandi progressi negli ultimi 8 anni, è abbastanza in ritardo con i principali competitor nella redditività, cioè tipo nei ricavi, nella generazione dei ricavi, nonostante competa in attività caratterizzata da margini molto interessanti, cioè quello il settore proprio delle big pharma, cioè delle major farmaceutiche. Ma gli sforzi di Abbott per migliorare l'efficienza, inclusa la razionalizzazione dei suoi canali di distribuzione, che è molto importante, e la costruzione di strutture in località a basso costo come Cina e India, hanno dimostrato un vero e proprio successo dell'azienda. Io credo ci sia ancora spazio per miglioramenti, se guardiamo attentamente alla redditività consolidata dell'azienda. Ritengo che Abbott dovrebbe migliorare i propri margini nei prossimi 5 anni. Mi piace veramente molto che il management, cioè quindi per management intendo le persone, il board, le teste dell'azienda, quelle che prendono decisioni, abbiano rivolto la loro attenzione a tantissime nuove fonti di crescita. Perché nelle big pharma è importantissimo proprio la fonte di crescita. In particolar modo mi piace molto il franchise del monitor di glicemia Freestyle Libre di Abbott. È una vera e propria innovazione, molto molto interessante, ed è una delle migliori innovazioni che abbia mai visto lanciato sul mercato negli ultimi 5-6 anni. Poi c'è la pandemia. La pandemia ha fornito un vantaggio al segmento diagnostico di Abbott che prevedo dovrebbe continuare anche nel 2021, perché ahimè la pandemia ce la porteremo dietro anche per quest'anno. Come per tutte le società di tecnologia medica, la grande sfida di Abbott, secondo il mio punto di vista, è alimentare l'innovazione. L'innovazione è tutto, come ho detto prima. Sebbene Abbott abbia riscontrato il recente successo del suo Freestyle Libre, che poi spiegherò anche cos'è, sono però un po' deluso da non aver centrato il record storico sui lanci di nuovi prodotti. Infatti è un po' rallentato nel 2020. Rispetto ai suoi principali competitor di dispositivi medici, tra cui faccio qualche esempio, Boston Scientific, Medtronic o Edward Life Science, Abbott non ha coltivato progressi rivoluzionari nel 2020. Questo credo sia dovuto più che altro al fatto che molte fabbriche sono state chiuse. Il punto di forza dell'azienda sembra concentrarsi sui miglioramenti incrementali delle sue piattaforme tecnologiche, che sono davvero molto importanti. Quelle le ha costruite negli ultimi 15 anni, ci ha lavorato tantissimo. Grazie alla riforma sanitaria che è avvenuta in questi anni, è meno probabile che questo approccio produca rendimenti però robusti nel prossimo futuro. Ciò non significa però che sia una brutta notizia, assolutamente no. È probabile che un calo delle entrate dai massimi per un certo periodo di tempo sia ipotizzabile, ma questo non credo che intaccherà poi la sua redditività sui ricavi. Abbott non ha un fossato economico elevato. Cosa significa fossato economico? Il termine fossato economico si riferisce a un vantaggio competitivo a lungo termine che l'azienda ha rispetto ai suoi competitor. L'aggiunta nella linea di prodotti di Abbott del dispositivo cardiaco di St. Jude ha di certo spinto l'azienda ad avere un vantaggio competitivo molto più elevato rispetto ai suoi competitor
in questo determinato settore, ma non sono del tutto convinto che questo le permetta comunque di essere un passo avanti come azienda in generale rispetto alle altre major, soprattutto se l'azienda non è in grado di coltivare il tipo di innovazione continua e soprattutto quelle rivoluzionarie come il freestyle. Innovazioni necessarie per garantire una super redditività sul lungo periodo. Che cos'è il dispositivo St. Jude? Nel giugno del 2014 St. Jude Medical è stata acquistata da Abbott, che ha così acquisito e ha iniziato a sviluppare il CardioMEMS HF System, che è una tecnologia di monitoraggio wireless della pressione arteriosa polmonare definita PAP in gergo medico. La tecnologia di monitoraggio wireless viene utilizzata per valutare le prestazioni cardiache tramite la misurazione del PAP e può essere posizionata nell'arteria polmonare. Questa è una vera e propria rivoluzione, qui stiamo andando verso proprio i super mega trend, cioè la telemedicina. Nella maggior parte dei casi Abbott è uno dei 3 o 4 competitor che dominano il mercato, incluso soprattutto nei prodotti nutrizionali, dispositivi per la gestione del ritmo cardiaco, valvole cardiache chirurgiche, monitor per il glucosio, stent coronarici, quindi comunque tutto legato al cuore, dispositivi di chiusura venosi e test immunologici. Concentrata molto per quanto riguarda l'aspetto cardiaco. L'attività nutrizionale è una delle parti più interessanti che mi piace molto di Abbott, dove detiene una posizione di leadership in questo mercato altamente consolidato che si stima all'incirca intorno ai 35 miliardi di dollari in tutto il mondo. Oltre alla forza dei mercati sviluppati, quindi parliamo di Europa e Stati Uniti, l'azienda è di fronte a prospettive di crescita brillanti nei mercati emergenti, dove la crescita delle famiglie della classe media ha stimolato la domanda di prodotti per l'alimentazione pediatrica. Grazie ai forti marchi come Similac e Garantire, Abbott è in una posizione vantaggiosa per introdurre nuove linee di prodotti e penetrare in questi nuovi mercati. Ha fatto investimenti sostanziali sin dall'inizio per costruire la sua infrastruttura nei mercati emergenti, inclusa la sua nuova impresa con Fonterra. È una società che ha sede in Nuova Zelanda, e questo gli è servito per costruire un hub molto molto interessante per aziende lattiero caseari su larga scala in Cina, quindi per esportare dalla Nuova Zelanda in Cina. L'azienda dovrebbe raccogliere i frutti di questo investimento e questo lo aiuterà ad espandere molto l'attività nutrizionale. Questo accordo con Fonterra aiuterà di certo Abbott a ridurre i suoi input, cioè quindi i costi iniziali nutrizionali in Cina, aumentando il suo vantaggio competitivo. È una domanda che bisogna porsi. Riuscirà? Io credo proprio di sì. Ma quanto è il valore intrinseco di Abbott? Cioè, poi cosa significa valore intrinseco? Cioè, Abbott oggi ha un valore di mercato, il suo prezzo, la sua azione ha un valore. Quanto dovrebbe essere il suo, diciamo, valore reale? Quanto può crescere l'azienda? Qui bisogna fare una serie di calcoli. È una piccola analisi quantitativa, ma vale la pena farla. Stimando una crescita, diciamo, del 12,67% per i prossimi 5 anni, che sono le stime che ci fornisce l'azienda e paragonate a quelle degli analisti di Wall Street, e i nostri, mantenendo i tassi di interesse bassi negli Stati Uniti e un'inflazione abbastanza stabile, personalmente ho stimato un valore intrinseco intorno ai $200. Questo significa un potenziale rialzo dell'azienda del 40% dal prezzo attuale nel momento in cui sto girando questo video. Questo non significa che il titolo al raggiungimento dei $200 debba essere chiuso nel caso tu ce l'avessi in portafoglio, assolutamente no. Il valore intrinseco va ricalcolato ogni volta che ci sono delle modifiche sostanziali al bilancio aziendale, come una crescita improvvisa dei profitti o un calo, guidance migliori o peggiori, o, come sappiamo benissimo negli Stati Uniti, le trimestrali interessanti oppure no. Sebbene la pandemia continuerà a ostacolare alcune procedure, la crescita di alcune malattie cardiache, purtroppo, soprattutto nel settore dei dispositivi, rimarrà molto forte. Questo mi rassicura sul fatto che la maggior parte dei pazienti lasciati indietro nel periodo pandemico finiranno per avere le loro procedure una volta che la pandemia sarà sotto controllo. Io continuo ad aspettarmi grande forza dal prodotto Freestyle Libre e ritengo che questo segmento alla fine vedrà una crescita quando il volume della procedura elettiva si normalizzerà e la crescita del fatturato consolidato, quindi il fatturato medio dell'azienda, su base annua, raggiungerà circa il 6% entro il 2025, superando la crescita media del mercato. Una volta che la crisi Covid-19 si sarà attenuata, l'azienda riprenderà gli sforzi per migliorare la sua redditività delle sue attività chiave. Questo è il fattore più importante per quanto riguarda la mia valutazione. Diamo infine uno sguardo anche al ROIC. Il ROIC è un parametro che misura la capacità di un'azienda di generare flussi di cassa, quindi liquidità, rispetto al capitale che ha investito nella propria attività. È anche chiamato ROC percentuale, ma noi seguiamo quello che è definito il ROIC.
Il rendimento analizzato di Abbott Laboratories sul capitale investito per il trimestre terminato dicembre 2020, quindi l'anno scorso, è stato del 16,28%, è un numero straordinario. La performance costante di Abbott continua e la sua previsione per il 2021 non è entusiasmante, ma ragionevolmente prudente ed è normale per quanto riguarda le Big Pharma. Le guidance del primo trimestre 2021 sono interessanti. Per la diagnostica ci aspettiamo una crescita intorno ai 4,3 miliardi di dollari di entrate, per i dispositivi cardiaci di 3,3 miliardi, per il settore della nutrizione di 1,9 miliardi. I farma e tutto quello che è legato alla produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici intorno a poco più di 1 miliardo di dollari. Questo per un trimestre. La crescita organica dei ricavi sarà di circa il 12%, un upgrade rispetto alla tradizionale crescita del 7-8% dell'azienda, quindi è una crescita. Per un'azienda che ha comunque consolidato e ha una linea diversificata come Abbott, durante un anno duro, molto duro come il 2020 pandemico, deve essere vista come, per me, un'ottima notizia. Io mi aspetto un EPS, quindi una crescita per azione nel 2021 intorno al 35%. 35% è particolare perché viene definito un anno anomalo, perché solitamente la sua media è intorno al 12-13%, ma per il 2021, col fatto che c'è una ripresa molto forte dopo la post-pandemia, l'EPS potrebbe crescere del 35%. Una potenziale preoccupazione potrebbe essere il reparto produttivo messo a dura prova proprio dalla pandemia, ciò che dicevo prima, le fabbriche sono chiuse. Tuttavia è solo una preoccupazione ed è improbabile che diventi un danno significativo nel tempo. È molto più probabile che l'esperienza di gestione che è stata in grado di fornire una crescita organica dei ricavi di quasi il 12% nel 2020 sarà in grado di ripetersi anche nel 2021. Abbott, per quanto mi riguarda, è un vero gioiello nel mercato azionario americano. Io, ripeto, sono Giuseppe Pascarella, è un piccolo sacrificio che chiedo a tutte le persone che seguono questi video. Io faccio questi video gratuitamente, come faccio divulgazione finanziaria in tantissimi altri ambiti. Lo faccio con dirette il giovedì sera alle 18:30 sul mio canale di Facebook, lo faccio tramite i miei editoriali iscrivendosi al Pasca Daily, che è totalmente gratuito. Tutte queste informazioni noi di Pasca Profit lo facciamo per un motivo. Lo facciamo perché noi siamo convinti che un investitore più consapevole è un investitore migliore. Un investitore migliore diventa per forza una persona migliore, e una persona migliore rende il mondo un posto migliore e più respirabile. Quindi il sacrificio che ti chiedo è: se tu hai trovato queste informazioni che io ti ho fornito oggi su questa azienda interessanti, metti un like e condividi il video. Se io ti ho ispirato con queste informazioni, like e condividi. Ispira altre persone, perché più persone conoscono, più persone seguono il mercato azionario americano e più persone possono diventare degli investitori migliori e tutto il processo diventerà più efficiente. Intanto io ti ringrazio e ti saluto al prossimo video. Ciao!